Salve! Mi chiamo Izuku Midoriya. Una volta il nostro mondo era come il vostro, ma poi... così l'MCU divenne realtà. E ora tutti possono essere eroi! Suo figlio è senza quirk. Cosa? Volevo dire senza quirk. Inoltre ha i piedi piatti. Ne fui devastato. E così, come ogni altro ragazzino rinnegato dalla società, facevo video reazioni su YouTube. Ammirate! Come salva la gente dall'incendio! È un figo della Madonna, guardatelo! È meglio di quanto potrò mai essere! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete mi piace e attivate la... Sfortunatamente nemmeno a scuola andava bene. Perché cazzo non ti ammazzi? Amico, dai, questo è troppo! Sì, Bakugo, ti ho parlato di mio zio solo stamattina, ma che cazzo di problemi hai? Ma un giorno, la mia vita cambiò radicalmente. Ehi là, sono l'amore spudorato che il mangaka ha per gli eroi dei fumetti americani. Sto morendo nel tentativo di rimanere rilevante. Rappresenti davvero il supereroe dei fumetti americani? All Might, c'è un modo in cui posso essere un eroe, anche se non ho un quirk! Sì. Aspetta, davvero? Certo, hai mai sentito parlare di Batman o Iron Man? Ma sono povero! Allora mangia i miei capelli! Oh. Non ti ho detto il perché? Sono un grande fan. E così ho ereditato il potere supremo di All Might, One for All! E dopo aver pulito una spiaggia ed essermi poppato a bestia, mi sono iscritto alla scuola per supereroi. E qui, presto diventerò il più grande eroe che... Ciao! Ragazza! Ecco un altro youtuber. Benvenuti all'Accademia per Supereroi! Prendete a pugni dei robot! Oh mio Dio, il mio braccio! Eh sì, per te sarà così per un po'. Goditi il gesso di supporto e un cast di personaggi di supporto. Bip bip, sono una Jeep. Sono un interesse amoroso che non avrà mai abbastanza screen time. Sono il fetish di alcune persone. Sono il fetish di molte persone. Io sono lo Spider-Man dei poveri. Io ho una backstory tragica. Io ho una coda. Sono un idiota. Mi scippano con l'idiota. Ho un outfit parecchio discutibile. Sono completamente nuda. Posso parlare con gli animali e spavento i bambini? Creo arti extra. Sono Hulk diabetico. Io sono duro come la roccia, cazzo. Penso ancora che dovresti ammazzarti. Lui non mi piace. Kurogiri, metti in moto il pandino. Salve, sono il vostro insegnante. Sembra molto stanco. Sì, forse perché ho scopato tua madre tutta la notte. Ovvio, mio padre non è mai in casa. Qui imparerete a diventare super poliziotti. Sarete poliziotti normali, ma voi aiuterete davvero la società. Oltre agli studi normali, imparerete a affinare le vostre abilità innate per diventare degli stramaledetti eroi. Ora giochiamo a baseball. Bene, ammazzatevi a vicenda. Finalmente! Bakugo, no! Adoro insegnare. Bakugo! Perché mi odi? Perché il mio senso di giustizia e successo si basano soltanto sulla forza e ogni ostacolo a questa ideologia è come un attacco alla mia persona. Quindi se qualcuno che reputo debole compete con me, il mio primo istinto è quello di schiacciarlo, così da riconfermare la mia visione del mondo. Wow, per caso ne vuoi parlare con me? Smettila di fare il frate! Ok, scegliete due rappresentanti. Io non ho fede nell'elettorato. Io propongo di rinchiudere Deku in gabbia. La mia bio dice che i radicali... Queste battute politiche mi mettono a disagio. Non possiamo votare Ida, porta gli occhiali. Sì che porto gli occhiali. E una rappresentante donna? No! Sono intelligente e ricca, quindi adatta al compito. Io voto per lei. Li odio tutti a morte. Ehi là, qualcuno ha ordinato dei cattivi con contorno di critica sociale. Hai detto cattivi e critica sociale? Ho opinioni a riguardo. Ah bene, giusto in tempo. Per chiarire, voi ragazzi non siete troppo pericolosi, vero? Ah no, non ancora, adesso siamo solo la versione cruenta del Team Rocket. Dateci un paio di stagioni. Bene, bene. Ok ragazzi, vi siete presi a palla in faccia e ammazzate, potete farcela. Come non detto, siete fottuti. Oh mamma bella, All Might si unisce alla festa. Non ci credo che l'hanno adattato così di merda. No! Fatti sotto, Nobu. Quel mostro è stato geneticamente modificato per assorbire i tuoi pugni. Cosa farai adesso, eroe? Gliene do più forti. Plus Ultra! Che cazzo vuol dire Plus Ultra? Significa andare oltre i propri limiti. E allora perché non dici oltre il limite? Perché... perché Plus Ultra suona più figo, no? È banale, ce ne andiamo. Non è banale. Ragazzi, non è banale, vero? Io non credo sia banale. Ma che ne sai, tu ti mangi i capelli.